Ciao ragazzuoli e ragazzuole. Allora, questo video era programmato ma ha rischiato di saltare, quindi mi verrete un po' incontro oggi perché chi di voi mi segue su Instagram lo sa, in questo momento io sto meglio, ma sono a casa positiva e quindi, come dire. Sono in fase ancora un po' di recupero, credo che si senta dalla mia voce in questo momento, però sto meglio, quindi non, tranquilli, diciamo che il peggio è passato, però ci tenevo a fare appunto questo video, un po' per dire dai, perché è un po' noioso far passare le giornate, se no, e allora mi sono detta, mi do sta botta di vita. E faccio questo video così un giorno quando lo rivedrò mi ricorderò di quei bellissimi, pallosissimi 10 giorni. No, in realtà dai primi preferisco anche non ricordarmeli, sono sincera, perché non sono stati per niente belli, ma questi ultimi diciamo che dai, la situazione sta nettamente migliorando. Se ogni tanto prendo la fiata è perché ancora ogni tanto ho qualche problemino come dire, nel respiro, però con calma, appunto, si recupera un po' per volta. Allora, come potete vedere dal titolo e anche da questa felpa che ho qui apposta, no, cioè non l'ho presa apposta, l'avevo presa quest'estate perché l'avevo trovata da H&M e molto fieramente me la sono comprata. Tra l'altro nel reparto uomo, signori, signori, cioè, non avete fatto niente, il rapporto, ma a me non me ne frega niente, perché poi tra l'altro 86, 86 baby, me la sono comprata apposta, stupenda. Ho deciso di fare questo video qui, pensavo ancora quest'estate, ma me lo sono tenuta in caldo fino ad adesso, non perché l'avevo pensato per Halloween, ma in realtà perché non ho più fatto in tempo a girarlo e alla fine mi sono detta, senti, tienilo per Halloween. Non so effettivamente quante persone che mi seguono siano fan di Stranger Things, ma secondo me un po', non so, così, spannometricamente. Ma anche se non siete fan di Stranger Things, fa nulla, perché questo video non è necessariamente dedicato ai fan di Stranger Things. Allora, che cosa ho pensato? Che molti di noi, parlo di noi fan di Stranger Things, in questo momento siamo un po' orfani di questa serie. Perché secondo me la quarta serie ha settato un certo livello di gradimento. Ci è piaciuta tanto la quarta stagione, ci è piaciuta veramente tanto e ci manca tantissimo. Ci manca tantissimo anche un personaggio, che speriamo tutti nel nostro cuore che ritorni. Non sappiamo se succederà. Però noi lo speriamo con tutto il nostro cuore. Ti prego, Eddie, torna. E quindi ho pensato che era carino, insomma, proporvi alcuni romanzi se amate Stranger Things. Ora, questo non significa che questi romanzi hanno una trama che è tale e quale a quella di Stranger Things. Attenzione. Questo è soprattutto rivolto anche a coloro che dicono: a me Stranger Things, di Stranger Things non me ne frega assolutamente niente, non ho mai visto neanche mezza puntata, quindi ma che me ne frega? No, allora, in generale ho pensato a queste tematiche, che sono amicizia, cittadine, cittadine americane ovviamente, un po' di inquietudine, ok, ragazzini e in particolare poi anche qualche cheat magari che è stata fatta poi là appunto nel corso, come dire, della serie di Stranger Things. Quindi, cioè se alcuni di voi sentendo questi titoli e le trame dicono ma che cazzo è la faccenda di Stranger Things, non è appunto, vi ripeto, che deve centrare per forza, perfettamente, perché le trame devono essere identiche, ma semplicemente magari un po' il tono in generale, quant'altro, ma non deve essere tutto strettamente identico, ok? Un po' come dire, l'atmosfera ci può essere, ok? Siete fan di Stranger Things? Potreste leggere questi romanzi e potreste trovarci qualcosa in comune, potrebbero piacervi anche questi romanzi, appunto, se avete amato quella serie. Se non ve ne frega niente, invece, potreste trovare dei consigli di lettura, ecco. Quindi partiamo con appunto qualche consiglio di lettura un po' spooky, ovviamente, no?
che è ovvio. In tutto ciò è chiaro che questi sono tutti consigli di lettura un po' spooky, è chiaro. In generale, potrebbe centrare Stranger Things, se vi interessa. Sappiate che ho consultato anche qualche link online, attention, e lì sono saltati fuori anche dei titoli che secondo me invece non c'entravano veramente niente. Se avete altri consigli, oltre a quelli che vi sto dando io, ben venga, scrivetemeli qua sotto nei commenti perché sono sempre alla ricerca e mi incuriosiscono molto. Anche titoli un po' particolari e quant'altro, molto, sempre molto interessata. Anche titoli non necessariamente magari americani, qua ve ne cito per esempio uno che è un romanzo svedese, un altro un romanzo italiano, quindi non per forza precludiamoci il fatto che devono essere forza romanzi americani, assolutamente. All'inizio ho detto devono per forza essere cittadine americane. No, non è detto. Potrebbe esserci anche storie, appunto, che non devono essere per forza ambientate negli Stati Uniti d'America. Allora, primo romanzo che vi voglio citare è un libro che io lessi alcuni anni fa e che purtroppo ho visto citato sempre molto poco, ma è una lettura che trovo molto interessante. In Italia esiste soltanto il primo, è una trilogia. Non ho ancora recuperato gli altri due, ma volendo potete leggere soltanto anche il primo, cioè si conclude. Il libro è Io non sono un serial killer di Don Wells. È un romanzo americano che è stato pubblicato da Fazzi e è un romanzo che io vi consiglio assolutamente di recuperare, soprattutto se siete dei ragazzi della mia generazione che siete cresciuti a pane, Nutella e piccoli brividi, perché è l'evoluzione del piccolo brivido. È un romanzo non per ragazzi questo, perché è un romanzo per adulti, anche se può ingannare, soprattutto inizialmente, e sembrare un romanzo per ragazzi. Allora, per ragazzi magari un po' più grandicelli, ma non per ragazzi di quando noi appunto leggevamo i piccoli brividi, che io personalmente andavo alle medie. Ecco, questo magari lo leggerei un pochino più da grande. Io non sono serial killer, racconta di questo ragazzino che ha 15 anni, che si chiama John Wayne Cleaver. Chi di voi è appassionato di serial killer poi si faccia i suoi conti. John Wayne Cleaver, appunto, è questo ragazzo che aiuta la madre che di mestiere ha un obitorio. E quindi, già, ok, questo vi dà un po' un ordine delle cose. Ha una passione sfrenata lui stesso per i serial killer, una passione un po' al limite del patologico, nel senso un po' troppo sfrenata per essere un ragazzino di 15 anni, un po' esagerata, di quelle non proprio sanissime per la questione serial killer, cioè chi sono io per dirlo per carità, però in senso un po' tanto. E ha un carattere che non è solo schivo, ma è piuttosto borderline con la sociopatia, perché non, oltretutto non prova sentimenti di alcun tipo, è totalmente zero empatico con chiunque. Quindi ha tutte queste serie di problemi, è conscio tra l'altro di avere tutte queste serie di problemi ed è conscio anche di questa specie di mostro interiore che ha dentro di sé, ma non vi dico nient'altro. Perché ad un certo punto iniziano a accadere cose strane nel quartiere. E non vi dico appunto nient'altro. Perché è tutto un romanzo da scoprire. Ed è questo, secondo me, il bello di questo libro, no? Che è tutto un... Ma che cosa sta succedendo? Tutto così. Che vi sembra che sta succedendo qualcosa, ma non è detto che stia succedendo quello che voi credete che sta succedendo, quello che John Wayne Cleaver crede che sta succedendo o quello che apparentemente, logicamente, cioè dovrebbe in teoria succedere? È tutto un... Ma che cosa sta succedendo? È tutto così questo romanzo e io l'ho trovato meraviglioso, veramente una naturale evoluzione di quelli che sono i piccoli brividi. Mi è piaciuto tantissimo il protagonista e ass è assurdo che vi piaccia un protagonista che... Con cui tecnicamente voi non avete niente in comune, difficilmente è un personaggio con cui potete entrare voi in empatia, un personaggio del genere come appena ve l'ho descritto, eppur sì, vi piacerà tantissimo, vi piacerà tantissimo. E, è scritto benissimo, ho amato
veramente come vi acchiappa la trama, è un romanzo impossibile da mettere giù ed è molto meno banale di quello che sembra. Anche le svolte più incredibili ad un certo punto e inaspettate, nonostante magari voi avreste voluto un altro genere di svolta, non so, io personalmente avrei preferito un altro genere di svolta, però mi sono detta: no, non me ne frega niente, va bene anche così come me l'hai buttata giù. Fa niente, perché è bello lo stesso. Io l'ho trovato veramente straordinario, e infatti uno mi dispiace di non averlo, questo romanzo, perché l'avevo letto dalla biblioteca. Due, sciocca io che non ho ancora recuperato i seguiti, perché è veramente un romanzo validissimo e vi ripeto, mi dispiace che non ha trovato fortuna da noi, sono sincera, perché secondo me veramente ne vale la pena e vorrei che poteste recuperarlo. Perché è valido, davvero valido. E secondo me per questo periodo è sì spooky ed è spaventoso, però non è uno di quei romanzi che, almeno per quanto mi riguarda, vi fa fare i salti da dire o vi fa tipo voltare, guardare alle spalle. Ecco, da quel punto di vista potete stare abbastanza tranquilli. Quindi, se siete persone molto paurose, non vi spaventerete così tanto. A suo modo è anche abbastanza divertente, gustoso da leggere, vi acchiappa, insomma, certo, non vi aspettate chissà quale alta letteratura, però bello, bello, veramente molto bello, divertente, gustoso, mi piace molto. Un altro romanzo che mi sento di consigliarvi è, questo vabbè, è strafamoso, credo, non credo che ci siano persone che non l'abbiano mai letto, ma nel caso io sono qua a ricordarvelo. Autore amatissimo dalla mia compagna di podcast Alice. Non so se ve l'ho già detto che Alice ha aperto un canale YouTube. Nel caso non ve l'abbia detto, qua sotto io vi metto il suo link al suo canale YouTube, la mia compagna di podcast In a Book Normal, Alice. Nicolò Maniti ha scritto Io non ho paura, che è una storia anche questa di ragazzini con protagonisti ragazzini, è ambientata in un paesino italiano, Acqua Traverse, è un romanzo del 2001, per questo vi dico, è un romanzo di talmente tanti anni fa che poi nella mia testa, insomma, in un modo o nell'altro l'hanno letto tutti, o forse è talmente famoso il film che tutti conoscono la storia, non lo so, però io penso che sia altrettanto famoso anche il romanzo. È la storia di Michele e di tutto questo suo gruppo di amici e di una scoperta molto inquietante che un giorno d'estate Michele fa. Ma non dico niente, se qualcuno di voi non l'ha letto, non ve lo voglio proprio spoilerare perché è un romanzo talmente piccolo, oltretutto che è tutto molto concentrato. Quindi metti caso che alcuni di voi non l'hanno letto, non conoscono la storia, vorrei che foste voi a scoprire qual è questa inquietante scoperta appunto che fa Michele e che con lui mano a mano insomma viveste questa avventura estiva e questo terrore, no? Anche questa, sì, questo terrore estivo. Perché io vi consiglio Io non ho paura molto brevemente perché secondo me racconta una bella storia di solidarietà tra ragazzi. E soprattutto la cosa che mi colpisce ancora a distanza di anni, a ripensare appunto a questo libro, io non l'ho letto nel 2001, l'ho letto molti anni dopo, ma quello che ancora mi ricordo, al di là della trama in sé, sono sincera, al di là del finale, che momentaneamente, poco prima di parlarvene, sono anche andata a rileggermelo perché io non me lo ricordavo come finiva questo libro. Ma quello che mi è rimasto più impresso è, come dice il titolo, Io non ho paura. Cioè, ripensare a questi ragazzi, e soprattutto a Michele, e della mancanza di paura che ha, lui nel prendere le decisioni che prende. E come lui prenda delle decisioni per aiutare Filippo, generico, senza pensare alle conseguenze. Perché quando si è ragazzini si è così, non si pensa quasi mai alle conseguenze di quando si prende delle decisioni, nel bene e nel male, cioè questa, nel bene e nel male. Spesso e volentieri si agisce senza pensare alle conseguenze.
sia quando si sta per fare un'enorme stupidaggine, penso io da ragazzina quando ci scaraventavamo giù dalle discese per fare le gare di velocità con la bicicletta in montagna, a vedere chi arrivava giù prima col cronometro e non pensavi che potevi cadere e farti male e spaccarti una gamba, ma anche in questo caso. Cioè, lui non pensa, agendo in questo modo e facendo questa cosa per aiutare lui, però potrebbe essere che ci vado di mezzo io e potrebbe succedere che. Assolutamente no. E quindi è questo, cioè per aiutare, questo dico, solidarietà, no? Per aiutare delle persone in difficoltà, degli amici in difficoltà, cioè una totale mancanza, capito, di pensare a quelle che possono essere poi le conseguenze. Su di sé anche, cosa che un adulto invece, secondo me, lo fa di più, ci pensa di più. Perché quando sei adulto è diverso. Per quanto tu possa magari voler bene a una persona, agisci meno di impulso e di istinto. Anche quando devi aiutarla, magari. E per quanto tu possa voler bene a quella persona, ci sono sempre quei 2 secondi di scatto del. No, aspetta un attimo, aspetta perché ci penso un secondo. È più difficile che uno prende, va, fa, si lancia nel vuoto senza pensarci. E invece no, ogni tanto bisognerebbe farlo, bisogna avere quella prontezza del dire, mamma, chi se ne frega, vai, mi lancio nel vuoto effettivamente e mi dimentico e torno ad essere bambino e non pensare alle conseguenze. Bellissimo. Poi ho recuperato, cioè ho ripensato a quest'altro romanzo, anche questo ho letto tantissimi anni fa, e anche questo parla sempre di amicizia tra ragazzi e affronta una tematica horror di cui ogni tanto tra l'altro si ritorna in auge questa tematica horror, che è quella del vampirismo. Il romanzo in questione è Lasciami entrare di John Lindquist. Che spero di aver pronunciato giusto, che è un romanzo svedese. È un romanzo ambientato a Stoccolma, è un romanzo di cui si fece un gran parlare all'epoca quando uscì. È un romanzo che uscì per Marsiglio. Ed è la storia di Oscar e Eli. Sono entrambi allora due ragazzini. In realtà, una delle due ha le fattezze di una ragazzina, ma è un vampiro, quindi avrà per sempre queste fattezze. Oscar invece, se non mi ricordo male, ha 10-12 anni, adesso non ricordo esattamente. È una storia appunto di amicizia, non vi sto a raccontare di più. Si incontrano di notte questi due ragazzi. È una storia di formazione, una storia di amicizia, in parte anche una storia d'amore. Io trovai molto interessante. Ma anche in un altro romanzo, non come ha trattato la storia come dire, la tematica del vampirismo, ma in un altro romanzo, Lindquist, come ha trattato invece la tematica dei morti viventi, ma trovo appunto questo, molto fresco e molto nuovo, il suo modo di affrontare un tema che è vecchio come il mondo. E che in un modo o nell'altro è stato sviscerato da tutte le parti, e che è stato veramente girato e rigirato in tutti i modi possibili e inimmaginabili, che si parli di grande classico, che si parli di prendere il classico e ribaltarlo e rianalizzarlo da un altro punto di vista, che si parli di young adult, che si parli insomma di qualsiasi maniera. Per non, beh, è chiaro che il vampirismo poi, insomma, ha talmente tante di quelle, come dire, non solo di chiavi di lettura, ma ha talmente tante di quelle sfaccettature, è stato letto e riletto in tanti di quei modi che potremmo star qui, penso, a parlarne per dei giorni. E quindi, come lo fa lui, e non ve lo so dire perché ve lo dovete leggere, proprio perché nemmeno io lo sapevo e infatti. Quando ho iniziato a leggere il romanzo e me lo sono trovata davanti, ho detto che strano. Cioè, mi sono trovata stupita perché ho detto che strano, insomma, non mi era mai successo, ecco, io l'ho trovato originale a suo modo anche, se vogliamo, proprio perché era il primo, almeno all'epoca per me fu il primo,
che lo trattava in questo modo, poi magari ne sono venuti degli altri, ecco, io non sono così esperta. È stato interessante, davvero interessante. È molto bella come viene raccontata la storia tra questi due ragazzi, è molto di più di un semplice romanzo horror, ecco, mi sento di dire questo. Cioè, non vi aspettate un romanzo horror sul vampirismo, non vi aspettate quindi un romanzo horror con delle scene splatter, con dei colpi di scena horror. Non vi aspettate qualcosa alle notti di Salem, per dire, ecco, non è questo. Non penso che neanche interessi all'autore particolarmente, è proprio tutt'altro, è proprio un altro genere di racconto, un po' vuoi per i due ragazzi protagonisti, ma vuoi per la maniera in cui viene trattata appunto la tematica del vampirismo, vuoi insomma per tanti motivi diversi. Però non è soltanto un romanzo di quelli che ci tiene a spaventarvi, tenervi col fiato sospeso, con l'angoscia. È molto bello comunque. Cioè, io ne ho un bel ricordo, anche questo secondo me lo lessi dalla biblioteca perché non sono convinta ad averlo. Non ho ricordi di averlo in giro per casa e quindi sono abbastanza convinta di averlo letto in biblioteca tanti, 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 tanti anni fa, però ancora me lo ricordo, quindi vuol dire insomma che mi fece abbastanza una buona impressione. L'estate che sciolse ogni cosa di Tiffany McDaniels, di questo romanzo ve ne parlai in uno Spooky Tea Time un paio d'anni fa o l'anno scorso, non mi ricordo, forse l'anno scorso, chi se lo ricorda? L'anno scorso, forse. Siamo nel 1984 a Breathed. Tra l'altro, stay tuned perché salterà fuori un'altra volta tra pochissimo questo libro. Quindi, stay tuned. Siamo in questa cittadina americana, in questo caso, quindi qua ci siamo. È estate, fa molto caldo, è tutto molto immobile. Ad un certo punto viene evocato quasi così, non saprei, quasi, non neanche per gioco, neanche per scherzo, ma sicuramente non seriamente, viene evocato il diavolo stesso. E quindi il diavolo arriva. Il problema è che il diavolo arriva, ma in una forma un po' particolare, e poi non è detto che sia proprio lui, perché arriva improvvisamente, poco dopo che appunto questo diavolo viene evocato da questo avvocato, dal padre del protagonista Fielding, arriva questo ragazzino, Sal, che è un ragazzino afroamericano, che però dai, non può essere il diavolo veramente. È un ragazzino che non ha un passato, è un ragazzino che non ha famiglia, non si sa chi è, non si sa nulla di lui. Ma vuoi veramente che sia il diavolo? No, è impossibile. Però irrompe così, in mezzo alla calma e a questa città immobile. E il problema è che questo immobilismo inizia a vacillare, un po' per volta. Sono tante piccole cose che succedono. E a te viene il dubbio mentre leggi, no? E dici, dai, non è possibile, cioè. Ma non è vero, è un ragazzino, non è il diavolo. Cioè, ma vogliamo veramente credere alla favola del diavolo? Sul serio, vogliamo credere. E quindi ti domandi, cioè, è veramente o è la forza della suggestione? Perché stanno succedendo delle cose o queste cose stanno succedendo perché è la forza della suggestione? Io le sto vedendo perché, ma non perché effettivamente succedono perché lui è il diavolo. Cioè, com'è questa cosa? Come funziona? Io credo che il punto di forza di questo romanzo sia quello, il dubbio. Cioè, il fatto che ti si instaura quel dubbio in testa tutto il tempo. Parte tutto molto lentamente, eh? Non succede quasi nulla per tanto tempo, ma la sua forza è quello, no? Cioè, di trasportarti nell'immobilità di questa cittadina. Cioè,
E tu sei immobile col dover andare avanti pagina dopo pagina dopo pagina dopo pagina e lo senti questo caldo, questo immobilismo e dici ma non sta succedendo niente. E poi un po' per volta è il dubbio così. Io in quello Spooky Time vi dissi, assomiglia un po' a quel gioco che fece William Peter Blatty nell'Esorcista, no? Che poi l'ha ripreso William Friedkin nel film. La stessa cosa, lo stesso gioco, no? E cioè è dell'instaurarvi quel dubbio del... Ma secondo te, ma questa qua è veramente posseduta dal demonio? Ma vogliamo veramente credere che sta bambina? Perché non fa, perché William Friedkin e William Peter Blatty prima nel romanzo, non è che boom, ti sbatte lì e ti dice sì, la bambina è posseduta dal demonio. No, cioè, ma secondo te? E un po' per volta ti... Cioè, e qui succedono tante piccole cose, tante piccole cose. Poi ci sono i dottori, i medici, cioè insomma è lunga, è logorante, e questo è uguale, è lunga, è logorante, e tu sei lì e ti vengono i dubbi, dici ma dai, non è vero, no, è impossibile, non può essere. E poi esplode, è quello il problema, perché dopo tira, tira, tira la corda e poi rischi l'esplosione. Cioè il bello e il terrificante, se vogliamo, di questo romanzo è questo. Perché dopo, quando inizia, cioè che tu inizi ad avere il dubbio, 1, 2, 3, 4, ma dopo capisci che stiamo un attimino tirando troppo la corda. E il problema è che tu dici, dopo però, quando la tiri troppo la corda, dopo rischi però veramente grosso. Perché siamo sempre nel 1984, siamo sempre una cittadina del profondo degli Stati Uniti d'America, e un ragazzino afroamericano, ed è quell'afroamericano. Che non è che vive vita facile, perché siamo sempre nel 1984. Non siamo in una grande città nel 1984 in cui sì, un pochino si ragionava meglio, un pochino si andava un po' più avanti, siamo negli anni degli yuppie, in cui sì, almeno in apparenza, diciamo, era un'America un po' più avanti, no? In apparenza, attenzione, perché era il mondo dell'apparenza, quello degli anni 80, negli Stati Uniti d'America, l'hanno raccontata benissimo tantissimi autori, in apparenza. Il problema è che qui invece di apparenza non ce n'è per nulla. Negli anni 80 di queste cittadine siamo rimasti come se fossimo ancora negli anni 60 e quindi insomma è chiaro che c'è del disagio molto profondo E qui c'è anche una bella storia d'amicizia, se vogliamo, quella tra Fielding e Sal. Però il problema è poi quello che è il mondo degli adulti contro il mondo dei ragazzini, che insomma non cozza benissimo. A proposito del mondo degli adulti, mondo dei ragazzini, a proposito di, non so, io penso, grande cantore e grande fonte di ispirazione per quello che è Stranger Things. Credo forse la grande ispirazione, non lo so, qua potremmo citare, credo, tre quarti dei romanzi che ha scritto, non saprei neanche da dove partire, io me ne sono segnati pochissimi, ma credo che, non lo so, veramente ce ne sono tantissimi, Stephen King, cioè di quanti romanzi potremmo mai citare del grande Stephen King, se vogliamo appunto rivivere un po' delle atmosfere di Stranger Things, credo. Oh, non lo so, 1,5 milioni. Io ho segnato Carrie, che è il suo primissimo romanzo, che vi ho consigliato più di una volta quando è capitato di dire dove parto se non ho mai letto Stephen King o se ho provato a leggerlo ma non sono tantissimo convinta. Carrie, secondo me, è un ottimo punto di partenza. È il primo romanzo che ha scritto, il primo romanzo che ha pubblicato, anzi. C'è un po', come dire, i primi, cioè un po' il primissimo Stephen King, ci sono già però un po' tutte le caratteristiche della sua scrittura e dei suoi personaggi. C'è questa storia ambientata comunque a scuola, c'è questa ragazza che ha dei superpoteri, c'è comunque questa tematica quasi horror, ma realistica. Che è quella di questa madre fanatica religiosa, che sembra quasi horror, ma in realtà è reale. C'è il tema della crescita, che è rappresentata appunto da Carrie, che
all'inizio del romanzo, alle prime mestruazioni, c'è questa forte personaggio femminile, che appunto è lei. Stephen King ama tantissimo i suoi personaggi femminili. Stephen King ha dei personaggi femminili pazzeschi ed incredibili, e quindi anche qui Stranger Things, pensate ai personaggi femminili di quella serie, al di là proprio del personaggio di Eleven, proprio pensate anche ad altri personaggi femminili, e Carrie è un personaggio straordinario. Pensate a come manifesta i suoi poteri, pensate al fatto di come venga bullizzata, insomma, Stephen King, vabbè, vi racconta praticamente subito quello che è successo, comunque qual è lo snodo principale del romanzo, ecco, vi spoilera quasi subito, proprio all'inizio del romanzo, quello che succede, quindi non c'è neanche il pericolo del ma che cosa succederà alla fine, no? Perché lui già ve lo racconta, ma non è quello l'importante, non è l'importante sapere come va a finire la storia, ma l'importante è altro in quel libro, e io lo trovo, come dire, un primo passo importantissimo, se volete, conoscere appunto Stephen King, ma c'è anche l'incendiaria. L'incendiaria, anche questo secondo me, è stata una grandissima fonte di ispirazione, perché anche qui c'è una bambina con i superpoteri, c'è un padre, che scappa con questa bambina e cerca di portarla il più lontano possibile da questi uomini e da questi laboratori, dove appunto sono stati fatti degli esperimenti. A proposito di esperimenti di ragazzini, c'è cioè uno degli ultimi romanzi di Stephen King, che anche questo, al di là dell'incendiario di Carrie, che chiaramente sono dei grandissimi classici come dire, del corpus di scrittura di Stephen King, secondo me è un romanzo che è pochissimo citato e che andrebbe recuperato, perché io lo trovo straordinario, e tra gli ultimi che ha scritto di Stephen King, vabbè, che io ne ho letti pochi degli ultimi, però andrebbe recuperato, è l'istituto. L'istituto io l'ho trovato veramente bellissimo, notevole, forse un po' lungo, ma neanche necessariamente troppo, sono sincera. E ahimè, anche questo poco citato, perché secondo me è interessantissimo, perché si torna molto allo Stephen King di qualche anno fa. In cui si parte con due storie che apparentemente sono separate, è chiaro che apparentemente, perché è ovvio che ad un certo punto queste storie si andranno a incanalare, perché non ti potrà mai raccontare due storie Stephen King che dopo non si vanno a incastrare. Sono storie di questi due personaggi, da una parte gli adulti e da una parte dei ragazzini, e tutta una parte è ambientata in questo laboratorio. E tutta questa parte della montata del laboratorio ha per protagonisti tutta un gruppo di ragazzini. Dei ragazzini speciali con dei poteri speciali che vengono sottoposti a delle torture indicibili, a degli esperimenti orribili, che cercano di farsi forza tra di loro e di aiutarsi tra di loro. E secondo me è meraviglioso, perché si ritorna molto alle origini dei vecchi romanzi di Stephen King, in cui ci sono questi ragazzini che fanno anche, non so, tra l'altro fanno amicizia, perché inizialmente non è proprio così, e questo è il bello secondo me, perché provate a pensarci, non è detto che tu metti insieme un gruppo di ragazzini e necessariamente questi vanno tutti d'accordo, cioè provate a pensare semplicemente, banalmente, in una classe di qualsiasi grado scolastico. Cioè, non è che siccome siamo tutti una classe dobbiamo tutti andare d'amore d'accordo. Quando mai succede una cosa del genere? Chiaramente si formano i gruppetti. Ecco, è la stessa cosa adesso. Nonostante questi ragazzini siano tutti in difficoltà, perché ovviamente stanno chiusi in questo laboratorio, non necessariamente tra di loro vanno tutti quanti d'accordo. È un romanzo secondo me molto bello, e io amo molto come Stephen King racconta di tutti questi ragazzi, di come lui riesce a dare una personalità diversa a tutti questi ragazzi, di come lui riesce a farceli amare nonostante alcuni siano anche insopportabili, perché i ragazzini sono delle pigne in culo. Punto. E lo dico da persona che lavora da anni con i ragazzini, spesso e volentieri i ragazzini sono dei pigni in culo. Io li adoro, perché ve lo giuro, li adoro, perché sennò non farei il lavoro che faccio, li adoro, però è vero, e io adoro come lui non la nasconda questa cosa. Lui non fa niente per nascondere che a volte i ragazzini sono veramente insopportabili. Che
che hanno veramente dei caratteri. Però è meraviglioso perché loro comunque, anche in questi momenti di difficoltà, anche chiusi in un laboratorio così, sono comunque ragazzini e com hanno comunque bisogno di esternare i loro problemi da ragazzini. È straordinario, veramente. È un romanzo straordinario, L'Istituto, tristissimo, perché ci sono dei momenti veramente molto tristi e che vi spezzano il cuore, ve lo dico. Ed è questo è molto bello perché Stephen King è molto realista anche in questo, cioè che non vi risparmia nulla, cioè non è che lui deve per forza. Allora, non deve essere quello che necessariamente vi fa finire male il romanzo perché deve farlo finire male, ma non deve essere neanche quello che necessariamente te lo deve far venire bene. Sa dosare molto bene, cioè nel senso che capisce come farlo finire. E io questo lo trovo magico. Cioè, non è uno di quelli che dice, ok, 8 personaggi, devo per forza farne morire 4 perché sennò non va bene. Parlo con te, Rowling, che tipo i Weasley sono tanti, per forza ne devo far schiantare un paio perché sennò mica tutti possono sopravvivere, dai. Cioè, lui non cioè, a me è sempre dato l'idea, Stephen King, che non ragionasse in quel modo. Cioè, c'è della logica dietro al suo modo. Luce. Cioè, non è che adesso parliamo di Stephen King e te inizi a fare queste cose, con calma. C'è della logica, secondo me, nel suo anche far morire i personaggi. E poi è chiaro che se voi siete dei fan, di Stranger Things, ci sono due robe imprescindibili che sono una, The Body, nella raccolta Stand By Me, stagioni diverse, e poi ovviamente quel grandissimo mattonazzo di It, di cui io adesso non vi sto qua a parlare perché un'ora potremmo parlarne, vi lascio il video che ha girato Selvaggia però qua sotto che l'ha appena riletto It, quindi vi lascio la sua spiegazione immensa per quanto riguarda appunto It. Io l'ho letto più di una decina di anni fa, quindi diciamo che i miei ricordi sono un pochino più sfumati rispetto ai suoi. It è un romanzo immenso, lo sapete, anche qui è un racconto di ragazzi, è un racconto di adulti, c'è di tutto e di più e posso dire che sarebbe molto bello Stranger Things. Non so quante stagioni saranno, la prossima sarà la quinta, non so se ci sarà mai una sesta, ma sarebbe bello ci fosse un salto temporale come in It e vedere i personaggi di Stranger Things da adulti a Hawkins, sarebbe bello così. Cioè, secondo me sarebbe una figata pazzesca. Cioè, quanto sarebbe figa sta cosa. Perché sarebbe una degna conclusione, perché alla fine sarebbe proprio come It, scusate. Cioè, sarebbe proprio la cheat suprema. La cheat suprema sarebbe questa. Mio Dio. Cioè, Duffer, cazzarola. Questa è la cheat pazzesca, suprema, incredibile. Quindi io un po' me l'aspetto, un po' lo vorrei. Un po' lo vorrei, sono sincera. Un po' tanto. Tantissimo, sì. Ne parleremo in maniera più approfondita poi nello Spooky di Time. Nel frattempo, io vi consiglio però di recuperare Morsi di Marco Peano. Questo romanzo, io mi pento di averlo letto quest'estate, di non essermelo tenuto per adesso, perché secondo me, anzi, forse ancora per più avanti, questo va letto secondo me quando fa veramente freddo, di sera tarda sotto alla copertina. Questo è un romanzo che gioca molto col folklore, è un romanzo che è scritto in maniera meravigliosa, ha uno stile di scrittura ricercato e assolutamente elegantissimo, che cozza, ma secondo me volutamente, con alcuni momenti della trama. Perché ci sono alcuni dei momenti della trama che sono assolutamente splatter e ricchi di dettagli abbastanza orrifici. È la storia di questi due ragazzini che sono Sonia e Teo, e ci troviamo durante le vacanze di Natale del 1996, quindi è un bel salto nel passato ed è molto bello perché è bello leggere di quando io ero bambina, perché nel 1996 io ero una bambina. E ci troviamo in questo paesino a Lanzo Torinese, che è appunto un paesino di mezza montagna, qua dice, dove ogni cosa sembra rimasta ferma 50 anni prima. La scuola, dice, ha chiuso prima del previsto, a causa di quello che tutti chiamano l'incidente. Ora, quello che fa Marco Piano in questo libro
soprattutto nella prima parte, è di far serpeggiare l'orrore un pochettino per volta, creando anche questo senso di gelo, no? Un po' per causa di questo incidente, che per tante pagine viene nominato ma a bassa voce, ma non si sa che cosa sia. È successo qualcosa in classe a porte chiuse. Chi c'era lo sa, ma chi non c'era, chiaro che non sa esattamente che cos'era questo incidente. È qualcosa di grave e di terrificante, ma non si sa che cosa è stato. Il problema è che, cioè, cosa ha portato a questo incidente? Potrebbe risuccedere? Meglio far finta di nulla? Non si può dire, in ogni caso non se ne può parlare, perché è chiaro che è qualcosa di estremamente grave. Però è chiaro che tu leggi, tu che lettore, dici, non può essere una cosa isolata, può essere veramente che è successo una volta. Perché lo percepisci, sai, sempre quella sensazione qua dietro non credo che sia stata una cosa successa tanto per, o una roba così una tantum. Io ho amato molto, vi ripeto, lo stile di scrittura, ma un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo libro è che i due protagonisti, i ragazzini, Sonia e Teo, si comportano da ragazzini e ragionano come due ragazzini, cosa che io non do assolutamente mai per scontata. Perché tante volte quando degli autori scrivono di ragazzini si scordano che i loro personaggi sono ragazzini e non sono dei piccoli adulti e che quindi si devono comportare, devono parlare, devono ragionare come se fossero dei ragazzini. E io ho adorato invece che Marco Peano li faccia comportare tutto il tempo come se fossero dei ragazzini. E questa cosa è straordinaria, secondo me. Cioè, chapeau e tanto di cappello, veramente, perché è incredibile perché voi leggete il romanzo e avete la percezione che sì, Sonia e Teo sono due ragazzini, sono due bambini e quindi è normale che si comportino così ed è normale che facciano a volte delle scemate. Sono bambini, non possono comportarsi come se fossero degli adulti, che comunque in una situazione del genere anche un adulto vorrei vedere esattamente come si dovrebbe comportare, perché non vi dico quali situazioni dopo si troveranno a dover affrontare. È un romanzo, appunto, vi ripeto, che gioca molto col folklore, fa una citazione da Profondo Rosso che solo quella vale il romanzo. Anche qui tanto di cappello perché io non la sapevo e quando l'ho vista ho detto vabbè, non ci posso credere, grazie Marco Peano, grazie per la citazione da Profondo Rosso perché è uno dei miei film preferiti in assoluto, meravigliosa. Questo perché, no, non ve lo dico, questo perché, no, non ve lo dico, lascio perdere. Leggetelo, bevetevelo, godetevelo questo romanzo. Io veramente l'ho amato tantissimo. Si legge in un soffio, è scritto benissimo e io spero davvero che Marco Piano ne scriverà tantissimi altri di romanzi come questo, più di questo. Scrivili più grossi, Marco Piano, ti prego, perché io sono pronta a leggere anche 500 pagine di Sberle scritte da te perché veramente. Scrive benissimo e quindi sono veramente pronta ad affrontare dei tomi notevoli perché è meraviglioso questo romanzo, davvero. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Poi, Marina di Carlo Sorrisa Fon, anche questa è una storia di amicizia, anche questo è un romanzo gotico, se vogliamo, è ambientato nella Spagna di Carlo Sorrisa Fon, a Barcellona, credo, perché lui racconta sempre di Barcellona, sì, e il protagonista era Oscar Dry. Aspettate che sto leggendo la trama perché questa è l'edizione spagnola. Ma qua dietro non c'è scritto la trama, ma c'è scritto c'è una cheat del romanzo. Io, tra l'altro, questo libro l'ho letto tipo una quindicina d'anni fa, quindi adesso andrò a cercarvi la trama. Carlo Sorrisa Fon, De Marina. Vediamo se riesco a trovarla, senza far dei danni e senza andarvi a leggere cose che non devo leggervi. Allora, eccola qua. Siamo
Allora, Oscar Dry è un giovane studente che vive la sua adolescenza tra le mura del collegio del posto e di tanto in tanto ama concedersi delle ore lontano dalle soffocanti mura del convitto per esplorare le vie e i quartieri della città. Un giorno passeggiando viene attratto dalla musica di un grammofono che lo conduce alla finestra di una casa dalla quale sottrae involontariamente un orologio da taschino dal quadrante scheggiato. Qualche giorno dopo decide di riportarlo indietro. Sarà in quell'occasione che conoscerà Marina e il suo enigmatico padre Hermann Blau, ex pittore di fama. Un'amicizia profonda legherà i due giovani che dovranno trovare risposte a misteri ed enigmi che circondano le strade di Barcellona. E poi, vabbè, ci saranno appunto vari ed eventuali misteri. Io mi ricordo che, cioè, ne ho un ricordo bellissimo di questo romanzo. Si legge molto alla svelta, è un romanzo per ragazzi. Ci sono un bel po' di cheat letterarie. Carlo Siresa Fon fa le cheat letterarie perché lui ama molto comunque la letteratura, ama molto la letteratura gotica, la letteratura di fantascienza, e quindi fa un po' di cheat letterarie anche in questo romanzo. Vi racconto una Barcellona che non è la solita Barcellona, non è quella della Ramblas, tutta bella vivace e quant'altro, ma è la Barcellona un po' più scura, di queste tutte viuzze un po' nascoste, e quindi è chiaro che è un altro sguardo della città. Se siete amanti dei romanzi, diciamo, più famosi di Carlo Siresa Fon, che sono appunto quei quattro erano del... Erano quattro della serie del cimitero dei libri dimenticati. Secondo me, Marina può essere un romanzo molto carino che potete recuperare intanto per, come dire, ricordarvi un po', ecco, Carlo Siresa Fon, che purtroppo appunto è venuto a mancare un paio d'anni fa, se non mi ricordo male, o l'anno scorso. E vi ripeto, appunto, è un romanzo per ragazzi, quindi se avete anche dei pupi in casa, secondo me, e volete proporre un romanzo un po' spooky a un pupo, secondo me questo ci sta assolutamente. Questo ero in forse se proporvelo o meno, perché secondo me potreste tirarmelo sui denti, perché è non solo un fuori catalogo, e vabbè, pace, perché sono famosa per quello, ma è un fuori catalogo di quelli anche molto costosi, però si trova in ebook, in questo modo, perché neanche in ebook a pagamento, a me, ahimè, perché purtroppo la Gargoyle non li faceva gli ebook a pagamento. Ed è L'estate della paura di Dan Simmons, di cui vi ho già parlato tantissime volte, anche nel video quello dedicato appunto a Dan Simmons, che vi metto poi alla fine di questo video. Perché ve lo nomino? Perché questo assomiglia in un certo senso a It. Parla di un gruppo di ragazzi, ci troviamo a Helm Haven, nell'Illinois, siamo nel 1960, e ci sono un gruppo di amici che hanno circa 12 anni, e che hanno appunto tutta questa amicizia tra di loro. Giocano nei campi di grano, fanno le corse in bicicletta, è ambientato d'estate, e cercano di risolvere appunto questo mistero, perché c'è qualcosa in agguato, c'è un male in questa città che si annida molto probabilmente nella scuola, e toccherà appunto a questi ragazzi cercare di investigare, scoprire qual è il male. Qual è la differenza sostanziale tra questo e It? È che Dan Simmons, a differenza di quello che fa Stephen King, cioè di identificare il male ha un approccio, diciamo, più filosofico, se vogliamo, Stephen King, con It. Dan Simmons è un po' più uno storico, toh, passatemi il termine. Quindi Dan Simmons, anche in questo romanzo, ad un certo punto trova una spiegazione più storica a quello che è l'origine, diciamo, del male in questa cittadina, e in particolare a un oggetto ben presente in questa cittadina, che è, come dire, canalizzatore del male. Ecco, ve la metto lì così perché se lo decidete di leggere non voglio poi farvi degli spoiler. Però è ovvio che lui, come sempre, Dan Simmons ha fatto un po' di ricerche e si è studiato tutto cazzi e mazzi, e quindi ha deciso di starvi poi ad spiegare perché
in particolare ha deciso che proprio in quel luogo, tra l'altro in che luogo ha deciso di posizionare. Mi fa morire sta roba se uno ci pensa, poi dici, vabbè, però sì, Ben Simmons, già un ragazzino non gli piace, in più tu ci posizioni, però non me la fare una cosa del genere. Praticamente che fa? Cioè lui posiziona questa cosa in un luogo ben specifico e poi vi spiega perché proprio quell'oggetto è da identificarsi come il male assoluto. Vabbè, però è molto bello, ecco, è molto bello questo romanzo perché, ecco, in particolare vi dico, questo forse io di sera non lo leggerei perché io mi ricordo che nonostante, se non mi ricordo male, l'ho letto a Tarsogno questo, ci sono alcune scene che le leggevo di giorno sul divano a Tarsogno, ma di giorno, ve lo giuro, però io tipo ero lì che leggevo e intanto facevo così. Perché mi metteva ansia? Perché ci sono, ho questo vago ricordo di queste scene ambientate, tipo, non mi ricordo quale personaggio era tipo a letto e sentiva gli scricchioli e sentiva delle robe che succedevano e poi un'altra cosa che non vi dico perché quando lo leggerete poi, quando e se lo leggerete mi direte voi, sta di fatto che io comunque ho avuto dei momenti di angoscetta. Mentre lo leggevo dicevo, questo mi sa che non lo leggo di sera. E infatti di sera non lo leggevo. Che... però vorrei rileggerlo, sono sincera, perché non... A parte, appunto, diciamo, immagini qua e là, non me lo ricordo benissimo questo libro. Prima che mi si sfalda in mano, perché questi erano quei bei gargoyle attaccati con lo sputo. Io questo l'ho letto nel 2014, sì, cioè l'ho comprato nel 2014, ma secondo me l'avevo letto, sì, perché è estate 2014 l'ho comprato e l'ho letto. Wow! E non ho mai però preso l'inverno della paura, perché mi sono sempre detto, c'è tempo, sicuro. Ultimo, ma non ultimo, vorrei concludere con Fear Street, The Beginning, vabbè, io ce l'ho in inglese, ma lo trovate anche in italiano. Che vabbè, sono romanzi per ragazzi, quindi se volete leggerli in inglese ce la potete fare tranquillamente. Li stanno stampando anche in italiano. I Fear Street di R.L. Stine, potete leggerli anche staccati. Funzionano più o meno come i piccoli brividi. L'unica differenza è che sono tutti ambientati nello stesso luogo, appunto, che è questa Fear Street. Fear Street probabilmente la conoscete perché ha fatto dei film su Netflix. Tre film che erano però collegati tra di loro, invece in realtà tutti i romanzi sono abbastanza scollegati da quello che ho capito, quindi potete un po' decidere voi, a parte alcuni forse che sono leggermente collegati, però non ho ben capito come, dove, quando e perché R.L. Stine ha scritti veramente tanti di romanzi di Fear Street, ma veramente tanti. Questo che ho recuperato io sono i primissimi quattro romanzi di Fear Street, questo blocco tutti insieme. Questo l'avevo pagato circa una decina di euro, una roba del genere, quindi poca roba. Ha la classica scrittura di R.L. Stine, quindi c'è il capitolo che finisce con quella cosa tipo al colpo di scena, esattamente come i piccoli brividi, è la stessa cosa. Sono appunto sempre romanzi per ragazzi, quindi quello è il discorso. Tipo, e lui mi guardò con occhi terrorizzati, boom, e finisce il capitolo. Finivano così anche i piccoli brividi, però il bello, diciamo, di questi romanzi è appunto questo. Vi ripeto, appunto, sono cioè in tutto questo 300 pagine, credo che siano, no, 500 pagine. Sono quattro romanzi, quindi per farvi capire che sono veramente romanzetti molto piccoli. Sotto qua comunque poi ve li metto in italiano, spero che esistano tra l'altro i primissimi in italiano, ma vi ripeto, si possono leggere tutti quanti staccati, quindi non è un problema, ecco, assolutamente questo. Quindi, per riassumere, questi sono i romanzi del Se vi manca Stranger Things. Fatemi sapere se ci sono altri titoli che a voi sono venuti in mente nel frattempo e che mi consigliate o consigliate a tutti gli altri che appunto poi leggeranno i commenti. Come sempre io devo fare la cartella su
Amazon Shop. C'è, lo so che non è aggiornato l'Amazon Shop, scusate, avrei potuto, ma no, avrei potuto, ma non avrei potuto questi giorni perché è pur vero che ero sul divano a fare niente, ma avevo anche gli occhi che mi esplodevano. Sapete che non ho fatto niente, praticamente ho dormito e guardato il soffitto questi giorni. Questo è stato proprio il mio passatempo, perché non avevo neanche le forze di guardare la televisione, talmente mi faceva male la testa. Perché il problema è stato questo, fondamentale, al di là del raffreddore, della tosse, della febbre alta, è stato anche il mal di testa martellante, mal di ossa, mal di tutto, mal di qualsiasi roba. Quindi, ahimè, neanche che dici, vabbè, avevi la febbre, però sei riuscita a recuperare 80.000 serie TV. No, no, niente, non sono riuscita a fare niente. Ne sono uscita, ecco, diciamo questo. E a parte questo, che vi volevo dire? Vabbè, fatemi appunto sapere qualche altro titolo. E qua sotto vi lascio appunto tutti i link a Instagram e a Twitter, alla wishlist di Amazon e a Ko-fi se volete supportare il canale. E noi ci vediamo molto presto, la settimana prossima, con il prossimo video di Halloween. E se avete altri suggerimenti o quant'altro, sapete nei commenti su Instagram e via dicendo. Alla fine di questo video vi lascio anche il link per il gruppo di lettura della letteratura inglese, come sempre. Entro fine mese commenteremo il romanzo La verità sul caso D, che sarebbe Il mistero di Edwin Drood. Quindi io vi aspetto lì. Comunque tutte le indicazioni stanno lì, mentre il 20 di novembre poi ci vedremo dal vivo o sempre online per commentare Passaggio in India di Edward Morgan Foster. E basta, penso di avervi detto tutto. Vi auguro buone letture, vi mando un bacio e un abbraccio e ci vediamo molto presto. Ciao!